Alla scuola normale superiore a Pisa praticamente ci sono tutti per la giornata in ricordo di Carlo Azeglio Ciampi a un anno dalla sua scomparsa. E Giuliano Amato, presidente dell'Associazione Amici della Scuola Normale, a ricordare qualche episodio curioso della vita di Carlo Azeglio Ciampi qui all'interno della scuola dove si è formato. La giornata è stata fortemente voluta dalla normale, espressamente dal suo direttore Vincenzo Barone. Allora, io non devo essere certo io a ricordare l'importanza della figura del presidente Ciampi e di tutte le sue benemerenze. Voglio solo rilevare un aspetto di tutta la figura, che è quello che una persona con una formazione di filologia classica, sostanzialmente, abbia poi avuto la visione così ampia per potersi occupare di economia, di politica e quant'altro. E questo, secondo me, dimostra l'importanza di un modello formativo ampio, inclusivo e in cui si contaminano diverse forme del sapere per formare personalità ampie, variegate e complesse che possano affrontare i problemi complessi della società. Questo è vero a tutti i livelli, sia a livello dirigenziale che a livello del semplice cittadino, e questo è il modello formativo che la scuola continuerà ad avere. Per onorare il presidente Ciampi, noi il 1° novembre 2018, questa volta lo dico con una data precisa, partirà l'Istituto Ciampi a Firenze e nel frattempo ci saranno una serie di cattedre di altre posizioni dedicate all'Istituto Ciampi, la cui prima sarà sulla storia del capitalismo. Ancora una volta l'idea di questo istituto di studi avanzati è quella della contaminazione del sapere. Vorrei che la parola contaminazione avesse in italiano una connotazione positiva rispetto a quella negativa, insieme alle parole inclusione e cultura del diverso. La Guardia di Finanza a Pisa ha sequestrato oltre 250.000 prodotti contraffatti trovati in due punti vendita a Pisa e a Vico Pisano. Secondo le Fiamme Gialle, gli articoli, una volta messi in commercio al dettaglio, avrebbero fruttato guadagni per circa 1 milione di euro. Due persone denunciate all'interno dei negozi, rinvenuti giocattoli, articoli elettronici, utensili da lavoro, materiale scolastico privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale a tutela del consumatore. Uno splendido scenario a San Miniato per presentare la tradizionale, veramente ormai appuntamento storico, Fiera del Tartufo, 47ª edizione. Ad organizzarla, come al solito, la Fondazione San Miniato Promozione, Delio Fiordispina è il presidente. Dall'11 novembre per ben 3 fine settimana e un tema per ogni fine settimana. Sì, noi tematizziamo sempre i fine settimana in modo che ogni fine settimana sia diverso dall'altro. Quest'anno abbiamo pensato di partire col botto, con la Francigena. San Miniato è uno dei punti importanti, quindi sarà dedicato interamente alla Via Francigena con diverse iniziative che riguarderanno questo tema. Il secondo fine settimana riguarderà l'Europa, perché è il 60° dell'Europa e fra l'altro il 17 ottobre andiamo al Parlamento europeo a presentare la 47ª mostra del Tartufo, quindi diversi personaggi del Parlamento europeo torneranno a San Miniato per questo secondo fine settimana. Il terzo fine settimana è dedicato alle eccellenze di San Miniato in cucina, che si vedrà che non si vive di solo tartufo, ma di tante altre eccellenze. Insieme a San Miniato saranno invitati anche altri presidi d'Italia, che fanno parte dei presidi Slow Food, e anche le città Slow con cui il comune di San Miniato ha un rapporto continuo. Quindi sono 3 fine settimana ricchi, come vedete, di temi e di iniziative. Vittorio Gabanini, sindaco di San Miniato, una mostra del tartufo che va al di là della sua stessa, insomma, essenza. Sì, io direi che la 47ª mostra tradizionale del tartufo bianco si colloca in un contesto di un territorio che già di per sé ha qualcosa di unico, e poi insomma il tartufo, che è davvero il re della tavola, la parola magica, serve anche da traino all'economia di questo territorio. Poi quest'anno in particolare ci sono una serie di eventi che vogliono in qualche modo far sì che il tartufo non è solo il giorno, ma vive anche la sera.
sera dopo cena, per cui noi davvero siamo felicissimi e contenti perché all'insegna di questo prodotto unico, di questo territorio che insomma è uno dei prodotti più importanti a livello nazionale, conosciuto in tutto il mondo, insomma fa sì che Samignato davvero sia davvero al centro della Toscana, al piacere del buon vivere nel cuore della Toscana. Nella sala stampa dell'Arena Garibaldi si è tenuta la consueta conferenza stampa prepartita del tecnico neroazzurro Carmine Gautieri, che dopo aver analizzato la settimana di lavoro appena conclusa ha presentato la prossima sfida dei neroazzurri contro la capolista viterbese. Tutti a disposizione gli uomini per Gautieri, che però ha chiesto un qualcosa in più dai suoi uomini per avere la meglio della capolista. Ma sentiamo le parole del tecnico neroazzurro. Una settimana dove abbiamo lavorato sulle nostre convinzioni, abbiamo lavorato sui pregi e i difetti attraverso anche i video. Devo dire che comunque alla ripresa il gruppo ha lavorato bene, con entusiasmo, indipendentemente dal discorso del rigore dove la potevamo vincere, ma il nostro percorso e il nostro obiettivo è quello sempre, indipendentemente dalle situazioni, vedi domenica che comunque potevamo portarla a casa, bisogna lavorare sempre col giusto entusiasmo e capire dove migliorare, e l'abbiamo fatto anche questa settimana. Sappiamo che affrontiamo oggi una delle migliori squadre del campionato, perché è a bottino pieno, è a punteggio pieno, a 9 punti. Vedendola anche contro la Carrarese, a mio avviso ha fatto 60 minuti straordinari. Per quanto riguarda noi, le partite vanno affrontate sempre con la giusta convinzione, determinazione, capire dove è che possiamo mettere in difficoltà l'avversario e dove ci potrebbero mettere in difficoltà. Bisogna lavorare molto sotto l'aspetto tecnico-tattico, ma domani bisogna metterci anche un qualcosa in più per poter portare a casa la vittoria, che penso che tutti noi la meritiamo, e dobbiamo fare una grandissima prestazione, deve essere una partita perfetta. Loro hanno giocatori importanti sia per quanto riguarda il discorso delle fasce, sia bassi che alti, lavorano molto con i terzini e con gli esterni aperti. Noi dobbiamo essere bravi a contenerli, è una partita che sicuramente si può decidere su tante situazioni. Noi dobbiamo avere la massima attenzione, sapendo che loro sono bravi su tante situazioni che l'abbiamo visto in settimana, ma sicuramente anche loro si devono preoccupare di noi, perché per l'organico che abbiamo domani sono convinto che faremo una grandissima prestazione sotto tutti gli aspetti.